Buongiorno ragazze, buongiorno, come state? Allora, oggi è sabato mattina, finalmente oggi vi farò questo home tour di cui siete appunto curiosissime. Io sono a questo punto, ho cambiato le lenzuola come ogni sabato mattina, ho cambiato anche il piumone, ho messo questo di Maison du Monde che ieri ho stirato. E quello che c'era messo era quello di Ikea e l'ho già lavato, ve lo faccio vedere. Ecco qua, qua c'è il piumone di Ikea che era messo, l'ho tolto, io cambio lenzuola e di solito copriletto o piumone tutte le settimane e le lavo. E che cosa vi stavo dicendo, ragazze? Che ieri ho fatto un sacco di cose, le pulizie al mattino, poi me ne sono andata in palestra. Davvero, ragazze, io non so neanche dove la prendo tutta questa forza, però fino a quando Dio appunto mi dà questa capacità, io come dire, non mi fermo mai. Appunto, ieri ho fatto le pulizie, poi ho pranzato con la pasta integrale, mi sono riposata 10 minuti e mi sono andata a fare subito mezz'ora di tapirolan in palestra, poi ho fatto pesi, ho fatto squat. E quando sono tornata, non contenta, mi sono stirata quel piumone e una tovaglia che è pure tutta balze. Ragazze, niente, finalmente appunto oggi vi faccio questo home tour aggiornato. Sapete che io sono meticolosa, non vi voglio fare vedere niente prima, vi voglio fare vedere tutto sistemato, anche in cameretta c'è una novità, difatti ve la faccio vedere così. Perché anche qua c'è una piccola novità, e qui sulla sinistra della camera da letto dove c'è la toeletta di Ikea, anche qui c'è una piccola novità, quindi non ve la faccio vedere. E poi anche nel mio salone, nel mio open space, appunto cucina, salotto, pranzo, c'è un'altra novità, però ve la voglio fare vedere sistemata. Oggi vi faccio pure una bella mise en place e voglio utilizzare questa tovaglia che è di Atelier 17, che è tipo il piumone, vedete, con le balze. E qui c'è questa balza tortora che non mi dispiace, è tutta bianca con questa balza tortora. Quindi voglio fare le cose sistemate, quando la casa sarà tutta pulita e tutta in ordine, vi faccio questo home tour aggiornato. Vediamo che cosa appunto ne pensate di quello che ho fatto, di quello che ho rinnovato. Spero tanto che vi piaccia. E ora vado e mi vado a fare la cucina. Ragazze, oggi provo a fare il piano cottura con questa spazzolina. Vi ricordate? È quella che si mette appunto il detersivo all'interno, poi si preme questo tappino. Ecco, vedete come fuoriesce il detersivo. Allora, vediamo che cosa succede. Sembra quasi un pennello da barba. Vediamo, vediamo che succede. Diciamo che non dovrebbe succedere niente di eclatante perché le spugne, quelle che utilizziamo noi, che hanno la parte ruvida da un lato, sono pure molto molto efficaci. Do un'altra premuta perché voglio un altro poco di detersivo e difatti è uscito. Secondo me questo è buono pure per fare i bruciatori. Qualcosa mi dice che per i bruciatori è pure buono. Ora li faccio. Va bene. Allora, questa spazzola si mette sempre così, perché se la mettete in questa maniera vi esce il detersivo. Allora, do una passata proprio veloce per capire bene o male. Io sono del parere che ormai tra i detersivi specifici che ci sono per l'acciaio, tra le spugne che sono
belle dure, queste qua, belle efficaci, io penso che è meglio di come vengono i piani cottura o i lavelli, dico, non possiamo andare oltre. Nel senso, voglio dire, mi spiego, non è che con questa spazzolina adesso il piano cottura mi potrà venire ancora meglio, ancora più pulito. Perché secondo me ha raggiunto già l'apice con appunto la spugna e il detersivo, quello che io uso ad esempio della Rio, che si chiama Tutto Cucina, quindi già. Allora, vi devo dire naturalmente che è lucido, è pulitissimo, però ecco, non andiamo oltre, non è che vi posso dire ah, è venuto ancora meglio, no. È una maniera diversa di appunto fare il piano cottura o con la spugna o con questa spazzolina. Sciacquiamo un'altra volta, io vi dico sempre che io non ho l'abitudine di asciugare l'acciaio, quindi non asciugo il lavello, non asciugo il piano cottura. E appunto la cosa che mi piace è con alcuni detersivi io non mi rimangono aloni non asciugandoli, invece con alcuni mi rimangono un po' di segni, quindi fino a quando il piano cottura mi asciuga e mi asciuga così bello lucido e senza segni, senza aloni, io sono contenta e soddisfatta. Ok, mi sembra bello lucido e pulito. E mi sembra che asciugandosi, insomma, non dovrebbe fare quegli aloni antipatici. Ok, ora vi aggiorno tra qualche minuto. Allora, per la cronaca, vi faccio vedere ancora un pochino bagnato. Nel frattempo, ho fatto pure il lavello con quella spazzolina, ma vi ripeto, non è più pulito delle altre volte, quindi. Va bene questa, va bene la pezza, mentre oggi voglio utilizzare questo Rio Casa Mia multiuso igienizzante con ammoniaca detergente super profumata. Allora, ragazze, oggi il mio telefono fa i capricci, no, nel senso che finisce lo spazio perché giustamente io registro, registro continuamente, però arrivato a un certo punto il telefono si deve scaricare, liberare. Allora, vi stavo dicendo, mentre un profumo mi pervade, sto utilizzando questo per fare, diciamo, l'esterno, i pensili della cucina. L'odore è veramente buonissimo. Rio Casa Mia multiuso igienizzante con ammoniaca detergente, super profumata, infatti si sente per tutte le superfici, oggetti, poi che cosa c'è scritto? Elevati standard di igiene, protezione e sicurezza. E io vado appunto a pulire l'esterno dei pensili che sono sempre con le nostre, come dire, ditate, con le mani unte. Noi insomma apriamo i cassetti mentre stiamo cucinando, magari abbiamo le mani sporche e tocchiamo i cassetti appunto e lasciamo le impronte delle nostre mani. Facciamo anche qui questa superficie. Ah, ecco, vi faccio vedere. Ah, perfetto, perché nel frattempo il piano cottura zitto zitto si è asciugato. Guardate, non mi ha lasciato aloni, vedete? Guardate la differenza pure tra quello fatto e quello non fatto. Questo è più pulito, giustamente. Ok, ragazze, un'altra passata qua. Anche qua si sporca, qua è la porta del frigorifero, questo è un altro sportello.
E vi devo dire, ragazze, il profumo è buonissimo. Difatti, mia figlia era una fan accanita del Rio Melaceto, quello nella confezione arancione. Da quando ha sentito questo, si è innamorata, di questa profumazione. Per chi si lamenta, no, ma devo dire pochissime, per chi si lamenta che dice che faccio vedere sempre le stesse cose, oggi sto facendo vedere questa pulizia esterna della cucina. Quindi non vi lamentate. Poi ripeto sempre, per chi passa e non gradisce appunto le cose che faccio. Oppure perché, come mi ha detto una, faccio vedere sempre le stesse cose. YouTube è piena di canali, piena di persone che fanno pulizie, che fanno di tutto e di più. E quindi basta, come dire, cambiare canale, come si fa con la televisione, e andare a vedere altro. Allora, vi faccio vedere che ci sono questi aloni. Però ora io sciacquo la pezzuola e si tolgono. Ragazze, mi devo dare una mossa per tutto quello che voglio fare. Mi devo dare una mossa. Allora, sto facendo il bagno, come potete vedere, con questo Rio Bagno 5 in 1. Che serve appunto per i sanitari, per le cromature. Mi sono preparata lo spazzolone per fare la cabina doccia. Vediamo dove la posso mettere. La mettiamo qua, ok, in attesa. Vi ripeto, però mi devo dare una mossa perché oltre all'entour voglio preparare pure una bella tavola, una bella mise en place, e quindi capite che mi devo dare una mossa, che devo mettere la tovaglia, devo tirare fuori i piatti e i bicchieri dalla vetrina. E quindi capite. Allora, nel water ho buttato un po' di V5 candeggina. Vi faccio vedere qual è. Allora, è questo qua, V5 forza attiva. Questo è per il water ed è lo stesso marchio della candeggina mousse che mi piace tanto. Ok. Devo dire che con questo prodotto le ceramiche, appunto i sanitari, vengono brillanti, brillanti, senza una goccia di calcare. Vengono veramente una meraviglia. Guardate come brilla. Guardate, vi rendete conto? Guardate come brilla.
Ora con lo stesso prodotto mi vado a fare la cabina a doccia e mi aiuto con la spazzola per fare i punti quelli bassi dove ho difficoltà appunto ad arrivare. Qui adesso lo faccio con lo spazzolino pure. Allora, butto un po' di detersivo. Le parti alte le faccio così con la pezza e poi invece scendo per fare le parti basse che sono difficili da arrivare. Come vedete, giorno per giorno io faccio sta cabina a doccia. Ogni giorno. Guai se non la facessi ogni giorno. Ok, ragazze, stacco un attimo perché ora mi prendo la spazzolina e faccio tutti i punti difficili. Ragazzi, vi faccio vedere il bagno come brilla, la cabina a doccia fatta tutta con lo spazzolino fuori, dentro. Guardate come brilla il lavandino. Vedete? Ora una bella passata di mocio. Ho fatto lo specchio, una bella passata di mocio e poi mi dedico così al salone, do una bella passata di straccio e alle camere. E poi home tour. Allora, ragazze, belle bimbe, facciamo una cosa. Come vedete, io ho spazzato, ho spostato le sedie, ho spazzato tutta la zona salone. Ah, vi volevo fare vedere. Ieri mi avete chiesto con che cosa ho fatto i miei vetri. Allora, l'ho fatto con questo Rio Casa Mia, vetri, specchi e superfici lucide con ammoniaca. Ho fatto i vetri, ma vi sono piaciuti come sono venuti, mi avete detto brava. Comunque il prodotto è questo, sempre della famiglia dei prodotti Rio Casa Mia. Allora, vi stavo dicendo che voglio chiudere il vlog in modo che, diciamo, vado più veloce. Guardate che bello pulito il bagno, come brilla. In modo che vado più veloce e più veloce vado, prima vi posso fare l'home tour. Allora, io sono a questo punto, ho passato lo straccio pure nella cameretta, non mi allargo, altrimenti scoprite le novità. Quindi ho passato lo straccio qua, ora mi faccio la camera da letto e come vedete io lavoro e sono stanca morta e Bianca è buttata sul letto come se avesse fatto, cioè Bianca, ragazze. Ma vi rendete conto che ce l'ho sempre in testa? Cioè, vi rendete conto? Stavo dicendo allora che io sono stanca e Maya è buttata sul letto come se fosse stanchissima. Amore mio, ma cosa hai fatto? Mamma mia, ragazze, che morbidezza! Ok, ragazze, quindi. E ora io chiudo il vlog così vado veloce come un treno. Qui spegniamo che la luce è aumentata, la bolletta, quindi ora mi faccio tutta la zona giorno, la camera da letto e ho finito, così poi mi posso dedicare all'home tour con la mise en place e tutto quanto. Naturalmente, ragazze, i due video saranno divisi, quindi intorno alle 14, come sempre, vi carico il vlog della mattina, delle pulizie. Un po' di stanchezza. Oggi ho fatto la cucina tutto l'esterno in vostra compagnia, ho fatto il bagno sempre appunto con voi, vi ho consigliato qualche prodotto come il Rio Casa Mia per fare gli specchi. Quindi questo vlog lo chiudo e ve lo carico intorno alle 14 come al solito, in attesa poi dell'home tour. L'home tour spero di potervelo caricare intorno alle 16, le 17, giù di lì. Mi raccomando, ragazze,
guardatelo un tour, guardate il vlog di oggi, perché davvero ragazze io mi impegno per fare video, per farvi compagnia, anzi vi ringrazio del fatto che le visualizzazioni sono aumentate, perché giustamente ormai tutte avete ripreso il vostro tran tran quotidiano, quindi sono finite le vacanze e quindi avete ripreso a guardare i miei video, così come quelli delle altre, degli altri. Molta gente mi dice: Marianna, sono rimasta un po' indietro con i tuoi video perché sono stata in vacanza, ma ora mi rifaccio. Quindi vi ringrazio sempre dell'affetto che mi dimostrate e io appunto per ripagarvi di questo affetto grandissimo che mi dimostrate, mi dite che sono brava, mi dite che sono bella, mi dite che sono simpatica. Io veramente vi ringrazio, mi dite che mi volete bene e lo stesso vale per me, ragazze, veramente sono felice di ricevere tutto questo affetto e io vi ripago con il mio impegno e con i video che vi piacciono. Quindi vi prego appunto di guardarli dopo appunto tutto il mio impegno e